Salve, sono Jack Sapienza, detto anche il profeta, e sono qui per risolvere tutti i vostri dubbi in campo sentimentale. Oggi rispondiamo all'appello disperato di Andrea, che come un gran coglione si è dimenticato di cancellare dalla galleria le foto delle tette di altre tipe ed è stato beccato dalla sua ragazza. Chi non si è trovato in una situazione simile? Antonio? Sì? Che cazzo sono ste foto? Che situazione di merda. Davanti a te, mio caro Andrea, solo tre opzioni. La prima, la vittima. Non sapevo come dirtelo, l'altro giorno avevo un po' l'ormone a palla e sono finito su quei siti lì con le ragazze un po' sconce. In automatico sono partite mille applicazioni, ho iniziato a scaricare foto. Sai che io non sono pratico di ste cose, anche perché quando mi tocco io penso a te. Bel tentativo, non c'è che dire. Ma si sa, le donne non si fanno impietosire. Vediamo ad esempio l'opzione B, il compleanno. Boh, salta tutto rovinato. Volevo farti il regalo di compleanno e cercare un completino da intimissimi. Stavo cercando delle foto per vedere bene una roba che assomigliasse a te. Tu no, hai dovuto guardare il mio telefono, fare, disfare, facessi. Andrea, lo sai, abbiamo già fatto 4 video. L'unica opzione possibile è la C. Chiedi aiuto al tuo amico profeta. E allora, l'abbiamo scelto questo modello? Stavamo guardando appunto le foto perché è work in progress. Salve, dottor profeta Sapienza. Stavamo giusto scegliendo delle tette per il mio cliente che voleva fare questo ritocco estetico. Si sa che comunque le tette fanno bene al cuore e all'occhio. Tra l'altro, se ne vuole un paio, sconticcione solo per oggi. Tac, no, direi. Tac. Ma sai che con un paio di tette forse, secondo me staresti meglio. Cioè... Sempre detto. Un bel paio di tette. Corpose. Ehi tu, sì, proprio tu, che mi guardi da seduto sul cesso con il cellulare in una mano e il pene nell'altra. Hai dei problemi di cuore? Cosa aspetti? Scrivimi nei commenti. Sarò felice di risolvere ogni tuo problema.